Anzitutto c'è lei, io la chiamo la mia sorellina, la mia macchina fotografica inseparabile. Non posso fare a meno della macchina fotografica, un po' per gli outfit, ma soprattutto per accompagnarmi nei miei viaggi. Man mano sto affinando la tecnica, non è che sia poi bravissima, però ecco. C'è uno smartphone con la sua cover. Diventa meno triste, insomma, e poi naturalmente si rompe meno, visto che è sempre in caduta libera. Poi ecco, chiaramente non può mai mancare una Moleskine o un'agenda, insomma. Io ho scelto questa, appena uscita l'ho vista, mi è piaciuta. È dedicata al Piccolo Principe, è un'edizione limitata. Il piacere della scrittura, penso che non si debba mai perdere, proprio della scrittura a mano libera. Da quando avevo 15 anni in avanti ho iniziato con la classica smemoranda, che conservo ancora tutte, immagino, come tante persone, tante ragazze. Ho portato un cucchiaio, non perché sono matta, ma perché sta a simboleggiare un attimo quella che è la mia passione per la cucina. Lavoro in un'industria alimentare, sono responsabile dell'ufficio vendite, è un'industria abbastanza grande, importante. La sera mi diverto ai fornelli per la gioia di mio marito, insomma. E con me c'è sempre Melita, che è il mio cane, è qui rappresentata da questo vestitino, che è uno degli ultimi acquisti. È un chihuahua, è una piccola chihuahua con l'occhio nero. Sul vestito c'è scritto brontolo perché, insomma, un nome, un animale. Essendo così piccola, probabilmente si sente veramente protetta, insomma, nella borsa. Questo qua è uno dei kit che danno normalmente sugli aerei, sui voli intercontinentali, quindi abbiamo per esempio la classica mascherina per dormire, piuttosto che spazzolino dentifricio o i tappi per le orecchie. Ho viaggiato non tantissimo, tanto, insomma, l'Australia, l'America, il Messico, tutta l'Europa, l'Italia. Secondo me il viaggio è qualcosa che arricchisce veramente le persone, abbatte le barriere, non soltanto fisiche, ma proprio anche mentali. Sembra strano, ma non ho mai visto New York. È una di quelle cose che ti tieni lì per dire: ok, sono pronta, voglio andare. Non vedo l'ora.